Oh no, i miei sensi di ragno si sono attivati. Che succede? Ma in quella casa stanno litigando e sono armati. Devo intervenire. Questo è un lavoro per Spider-Man. Ecco che arriva il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Vabbè, sarà per la prossima volta, eh? Ritorno al quartier generale degli Avengers. Ciao, io sono Marcello e benvenuti in questo nuovo video di... Non ci provare mai più a rubarmi la intro. Ciao, io sono Pogodoggo e benvenuti in questo nuovo video di People Playground. Sì, sono riuscito a trovare la skin di Marcello su People Playground. Io non ho parole. Anzi, ringrazio proprio uno di voi che su Instagram mi ha consigliato questa mod. Io vi amo. Vi consiglio di guardare questo video fino alla fine perché ci sarà sicuramente da divertirsi. Faremo delle cose assurde e romperemo il gioco come sempre. Come sempre, in descrizione vi lascio il link di Instagram, Reddit e Discord se volete andare a lasciare un follow-in anche lì. La settimana prossima uscirà la nuova reaction ai meme di Reddit, quindi mi raccomando. E ovviamente, se il video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. Oh, ma che bellissima giornata. Oggi crafterò un tostapane. Vediamo cosa ho nella chest. Allora, vediamo. Ho un tosta, ho un pane e ho un cavo elettrico. Se collego il tosta al pane con un cavo elettrico, otterrò un tostapane. È morto di infarto. Steve, cosa è successo? Ah, ma ci credo che è morto di infarto. C'era Herobrine dietro di lui. Ma mi sembra normale. Steve, tu devi vivere. Ok, è successo tipo Frankenstein. Ottimo. Herobrine, tu non mi fai paura. Qui non siamo su Minecraft. Qui vinco io. Esci fuori? Chi dovrebbe uscire fuori? Siamo solo io e te qui. Non hai poteri contro di me. C'è qualcuno di enorme e terrificante dietro di me, vero? Mi sa proprio di sì. No, stavo scherzando. Stavo scherzando, ti prego. Non farmi del male. Ops. Poverino, è così che finisce la storia di Herobrine. Acque, T-Bug! Abbassa quella voce da gallina! Però c'è un problema, è morto anche Steve. Ha la faccia completamente distrutta. Cos'è successo? Marcello, ho saputo che oggi è il tuo compleanno. Guarda che ti ho comprato una bomboletta spray verde. Praticamente con questa ci puoi fare i graffiti, puoi dipingere le robe di verde. Guarda che figata! No! Credo di aver sbagliato bomboletta. Mi sembra una bomboletta d'acido. Gli ho sciolto la faccia. Vabbè, visto che ci siamo, sciogliamo anche il resto, no? Tanto è Marcello. Che c'è? Marcello non respiri più? Cosa sta succedendo? Ma io non ho fatto niente. Io non sto premendo nessun tasto. Ragazzi, c'è un problema. Mi sto sciogliendo anche io. Prima di trovare la mod giusta di Poppy Playtime, che sarebbe questa, ne avevo trovata un'altra, che non è esattamente così. Infatti era questa. Però dai, più o meno. Guardate che bello. Però posso dire che tra i due mi mette più ansia lui. Mamma mia, se è brutto. Cioè, guardate questo sorriso da psicopatico. Gli occhi. Dai, muori. 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 Ragazzi, quello vero è scomparso. Lui è in queste condizioni. Cos'è successo? Ma scusa? Ragazzi, questo video è maledetto. Annullo qualsiasi maledizione. Non ho premuto niente. Che cosa sta succedendo? No, ragazzi, devo scappare. Ho paura. Mi avete chiesto in tantissimi di fare qualche altro gioco mortale di Squid Game su People Playground. Ed eccoci qui, con il ponte dei vetri. Alcuni di questi vetri sono rinforzati, altri no. Chi sopravviverà e chi morirà? Signore, ho capito che avevamo finito tutti i concorrenti, ma era proprio necessario rapire gli Avengers e Thanos e farli partecipare al gioco? Ma come gli Avengers e Thanos? Io vi avevo chiesto di prendere quei supereroi che non servono a niente, quelli che nessuno si caca. È che abbiamo capito male, quindi nella gabbia dietro di me ci sono Spider-Man, Visione, Capitan America e Thanos. Eccoli. Thanos non c'entrava nella gabbia, quindi l'abbiamo messo sopra. Vabbè, senti, che ti devo dire? Facciamolo partire così. Io nel dubbio qui sotto metto anche qualche mina, perché secondo me Thanos non morirà così facilmente. Questo è un lavoro chirurgico. Se una mina va sopra l'altra, esplode tu. Ma perché io sono così stupido? Vai, fai partire l'ascensore. C'è stato un problema.
Ho rotto il telecomando dell'ascensore. Mi dispiace. Ma come si è avviata? Io non ci posso credere. Questo episodio è un delirio. Intanto qui l'ascensore si è bloccata a metà. Ma se io distruggo l'ascensore... Oh, oddio. Però sono ancora vivi, eh? Sono ancora vivi. Vado prima io, ragazzi. Con il mio potere di diventare piccolissimo, il vetro non si spaccherà mai. Effettivamente non ci ho pensato. Secondo me il vetro non... mi dispiace tanto. Ma posso ingrandirlo anche da morto. Fantastico! Visione? Tu... tutto bene? Oh mio Dio! Che spavento! Per me sarà un gioco da ragazzi superare questo gioco mortale. Io posso volare! State a guardare! non doveva andare proprio così. Ah, ed eccomi qui. E tu chi saresti? Io sono John Wick e sono qui per far rispettare le regole. Non si può volare, mi dispiace. Credo che non potrò usare le mie ragnatele. C'è John Wick dall'altra parte. Questa non si è rotta. Ce la posso fare. Ce la posso fare, vai. E anche Spider-Man ci abbandona. Ma cos'è quella strana siringa per terra? C'è un problema. Sono diventato Carnage. Proviamoci lo stesso. Piano, piano. Guarda che ti ho visto che hai barato con la ragnatela. Anche tu fare la stessa fine di visione. No, mi dispiace. Cos'è questa roba? Questa è la testa di visione? No, ragazzi, sta succedendo qualcosa di strano in questo video. Come c'è finita la testa di visione qui? Cosa sta succedendo? Qui c'è John Wick che è stato trafitto da un vetro e sta morendo. Io non ho parole. Il migliore episodio di People Playground di sempre. Stupidi. Adesso userò il guanto dell'infinito per schioccare le dita e uccidere tutti i controllori di Squid Game in modo da poter scappare senza morire. Io sono ineluttabile. No. Iron Man vince sempre. Iron Man, dove stai andando? Non è proprio così che si vola. Vabbè, penso che fluttuerà nello spazio per sempre. Io mi sono sempre chiesto, ma se io facessi spawnare un fucile in mezzo al corpo della persona... Niente di buono, a quanto pare. Oh mio Dio. E al lato destro del ring abbiamo Bogo Doggo, che oggi si scontrerà contro Marce... Dov'è Marcello? Vi avevo detto di prepararlo in tempo per il match. Dov'è Marcello? Sto arrivando un attimo. Ma in che senso? Scusa! Ma no, stavo scherzando! Arrivo, arrivo! Ottima entrata, Marcello! Ottima entrata! E il match è partito! Pogo Doggo contro Marcello! Attenzione, abbiamo uno scambio di... Cosa sta succedendo? C'è Pogo che evita Marcello! Marcello parte al contrattacco! Pogo Doggo si inginocchia! Marcello è morto, definitivamente! Pogo vede un altro clone di Marcello! Vuole andarlo a prendere fuori dal ring! Vorrebbe picchiarlo, ma forse gli fa pena! Ma a Pogo in realtà non frega nulla! E anche l'altro clone di Marcello è stato ucciso. Il vincitore, quindi, è... Pogo Doddio Santo! Mamma mia, si è ridotto male! Riportatelo in laboratorio! Credo sia morto! Ed ecco a voi il più grande e sicuro gioiello di tecnologia high-tech. La E-Bank! La sicurezza di questa banca è la più alta a livello mondiale. Il rischio che succeda qualcosa di grave è minimo. Anzi, quasi zero. Per fortuna siamo nella banca più sicura al mondo. Qui niente e nessuno potrà farci del male. Ah, ma dai! Come ha fatto ad entrare un dinosauro? Ragazzi, un dinosauro! Tutto bene, signor dinosauro? Gli ha mangiato la testa. Però il collo del dinosauro è completamente spezzato. Tra l'altro è anche impazzito un dipendente. Cosa sta facendo qui? Per fortuna sono salvo. Tutto è bene quel che...
È anche caduto un carro armato sopra la banca. Ma scusate, ma l'ancora da dove è uscita? Me la sono ritrovata addosso e non me ne sono neanche accorto. Cosa succede in questa banca? Per fortuna io e te siamo salvi. Meno ma... mi sembri un po' strano però. Io sparo raggi laser dagli occhi. Non so come io sia finito in questa banca. Credo sia un problema di multiverso, Doctor Strange, Spider-Man. Ma che vuol dire laser dagli occhi? Vabbè, siete tutti completamente pazzi. Finalmente, dopo anni di torture, sono pronto a prendermi la mia vendetta. Ucciderò Pogodoggo una volta per tutte. Vado, al prossimo video!